Ciao a tutti, ben ritrovati e benvenuti sul mio canale. Sono Angela, una pasticciona in cucina e questa sera ho preparato il minestrone. Vi auguro una buona visione. Pentola accesa, modalità sauté. Premiamo start e la pentola inizia a riscaldarsi. Vado a mettere all'interno della pentola olio Evo, intanto l'olio si va a riscaldare. Vado ad aggiungere un trito di carota, sedano e cipolla, io ce l'avevo nel congelatore. Sto facendo il soffritto in modalità sauté, temperatura media. Aggiungo il minestrone, vado a mettere anche un pochino di funghi, aggiungo l'acqua. Ci metto un'altra po'. Metto il sale. Sale grosso. Buccia di parmigiano. E un pochino di passata di pomodoro. Vado a interrompere la cottura sauté semplicemente premendo il tasto cancel. Sul display appare la scritta off. Vado a posizionare il coperchio. Vi ricordo che la valvola si chiude da sola in automatico. Da qui è chiusa, se la tiro giù si apre. Quindi adesso è chiusa. Vado a premere pressure cook. Allora, la pressione è impostata su alta e il tempo, questa è una cottura che già avevo io impostato perché la pentola mantiene l'ultima cottura fatta. Il tempo lascio 5 minuti perché a me sono sufficienti per fare il minestrone. Togliamo il mantenimento in caldo e premiamo start. La cottura è terminata, premete il tasto cancel, io spengo proprio la pentola, stacco la spina praticamente, però non la faccio sfiatare, la lascio così, quindi gli faccio fare la depressurizzazione, quella naturale, ci vogliono 10 minuti, quindi la lascio così e ci rivediamo fra 10 minuti e vediamo com'è venuto il minestrone. Anche se sono trascorsi 10 minuti, dovete sempre aspettare che questo pirolino qui scende giù. Allora, in quel caso, nel momento in cui questo scende giù, vuol dire che all'interno della pentola non c'è più pressione e si può aprire. Finché questo è tirato su, non fate tentativi inutili a cercare di aprire. Ah, ma ho detto 10 minuti. Dipende anche dalla quantità di acqua che viene messa all'interno. E dipende, diciamo, dalla pressione e la temperatura che ha raggiunto la pentola. Quindi, per una questione di sicurezza, aspettate sempre che questo pirolino, cioè, questo qui, questo in acciaio, scende giù da solo. Ok, mi raccomando,
Allora, il tempo è trascorso, penso sono passati 10-12 minuti, io sono rimasta qui ferma, ma quando uno sta ferma così ad aspettare, il tempo non passa mai. Di solito io quando faccio questo tipo di preparazione faccio altro, quindi lascio la pentola così. Adesso vado comunque a portare questo pirolino qui su venting. Come vedete, non esce niente, non, diciamo, il vapore non c'è più all'interno della pentola. Quindi la possiamo andare ad aprire. Ecco qui il minestrone cotto. Sto cercando di prendere una carota, voglio farvi vedere che è cotto. Io ora vado ad impiattare velocemente, giusto per terminare il video. Ecco qui il piatto terminato. Se il video vi è piaciuto e vi sono stata utile, vi chiedo di lasciarmi un like. Se è la prima volta che capitate qui sul canale, iscrivetevi. Per le notifiche c'è la campanellina rossa sotto al video. Vi ricordo che nell'info box vi trascrivo gli ingredienti. E a me adesso non rimane che augurare a tutti quanti voi un buon appetito. Un bacione, un abbraccio a tutti, ciao ciao e alla prossima ricetta!